Anita do Ventão, mar revolto de emoções, cruzar de olhares perdidos, a unir dois corações. Cosa? Si chiama Giuseppe. Giuseppe Garibaldi. Ma viene da lontano. L'ho spiato. L'ho spiato a casa dello zio Antonio. È bello. È bello. E mi piace quello che dice. Sta cercando di volontari. E voglio andare anch'io. Dare su quale libero, ma suddito alla legge. È il popolo che regge, sovrano tutto il sol sarà. Ci dici che essa fu l'eroina di questo combattimento? Che Anita, sul ponte della nave, nel mezzo della mitraglia, compariva calma, dritta, fiera, come una statua di Pallade. Ma è una vergogna. Una donna non si comporta così. È immorale. Dormi, mio bimbo, dormi, poverino. L'angelo santo ti veglia da vicino. Aiutatemi! Aiutatemi! Chi siete? Prego. Cosa volete? Aiutatemi! Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Sono giorni che cammino nel fango, fra i fiumi in piena, mangiando solo bacche e radici. No, non ti credo. Tu sei uno spirito della foresta. Perché quando la natura si ribella, solo loro possono attraversarla, vattene via, via! Vi giuro, sono una donna, vi giuro! Mi chiamo Anita e aspetto un bambino. Quando combattevamo fianco a fianco, quando per sfuggire al nemico ci nascondevamo nella foresta, quelli sono i momenti più belli della mia vita. E quella è la vita che io voglio vivere con te. Un dolce amore di patria s'accende in questi lidi, tutti innalziamo il grido, viva, viva la libertà! Tesoro, spesso i grandi ideali sono la maschera che nasconde sporchi interessi per la conquista del potere, i soldi, la dignità, la corruzione. Il potere, cara. Il potere. Ma perché? Perché tutto questo? Ma come puoi? Come puoi? Io ho lasciato tutto per te! Sei un mascalzone. Sei un mascalzone! Mi fai schifo, schifo! Non mi toccare! Boy, 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 la cara preta, vega essa mignina che te vedo di caeta. Il 23 dicembre 1845, la secondogenita di Garibaldi, Rosita, muore improvvisamente, forse di scarlattina o di un'altra malattia infettiva. Ma lo sa che il suo figlio è un grande uomo? Il destino dell'Italia è nelle sue mani e io sono fiera di essere sua moglie. Ah, vi siete sposati? Bene, spero che tu abbia con te il certificato di matrimonio e il certificato di battesimo dei bambini. Qui siamo in un paese civilizzato, cara. Cosa? Il Papa Pio IX ha chiesto aiuto a tutti gli stati cattolici d'Europa, Francia, Spagna, Austria e il Regno di Napoli. José in pericolo. Stanno marciando contro di noi. José in pericolo, io voglio essere al suo fianco, anche a costo di morire con il bambino che porto dentro. Ho già domandato 200 lire in prestito. Io vado. Vado, voglio essere al suo fianco. Addio, Anita. Non piace.